Benvenuti all'appuntamento con le Daily News di Mr. Gadget. Siamo a metà della settimana, mercoledì, è il 5 di novembre del 2014. Settimana tutto sommato tranquilla, no? Non ci saranno grossi scossoni per quanto riguarda prodotti in arrivo, uscite importanti, novità rilasciate dai produttori. Però vi dico subito una cosa interessante, che chi è andato a scovare nei codici di Lollipop, adesso che finalmente insomma si ha qualche cosa in più a disposizione, ha trovato il fatto che Google ha messo a disposizione degli sviluppatori degli APIs o API, se volete, che danno di nuovo l'accesso alla SD card, quindi la possibilità di memorizzare molte delle parti che le applicazioni usano sulla memory card, in modo tale da sfruttare meno memoria all'interno del dispositivo. Questo credo che sia un elemento assolutamente importante, insomma, per ottimizzare la memoria dei nostri telefoni. Poi una novità che riguarda sempre il mondo Google, il mondo Material, il Google Calendar, che era stato anticipato qualche giorno fa, adesso è totalmente disponibile, lo potete scaricare liberamente e installare anche sul vostro telefonino. Altra novità per quanto riguarda il software riguarda iOS 8.1.1, che è stato rilasciato agli sviluppatori. Chi lo sta provando dice che migliora drasticamente la velocità d'uso tanto dell'iPad 2 quanto dell'iPhone 4S. Credo che sia una buona notizia per molti. Novità rilasciata da Jawbone, che ha fatto insomma conoscere in queste ore App 3 e App Move, che sono i due nuovi prodotti, uno da 50, l'altro da $180, ma è l'App 3 su cui ci concentriamo perché è molto più leggero del precedente modello App 24, riceve molti più dati perché oltre all'accelerometro, un giroscopio, ha anche un sensore che raccoglie praticamente la temperatura della pelle e non solo, anche il battito cardiaco, e tutto questo tra l'altro in una dimensione molto più ridotta rispetto al modello precedente. E proprio in queste ore arriva una notizia di una startup che si chiama Naimi o qualcosa del genere, che ha invece un bracciale dedicato ai pagamenti mobili che usa il battito del cuore. Ognuno di noi ha un ritmo che è assolutamente unico e irripetibile, il battito del cuore come autenticazione per poter fare i pagamenti. Quando il bracciale riconosce che insomma è legato al battito cardiaco giusto, funziona e permette insomma di effettuare pagamenti in mobilità. Torno un attimo su Apple per due ragioni: perché Apple da ieri è il marchio più potente in Cina nel mercato mobile, ha superato Samsung secondo quelle sono le rilevazioni dedicate alla percezione degli utenti cinesi, e non solo, arriva un'anticipazione che riguarda sempre Apple, secondo cui l'Apple Watch arriverà il giorno di San Valentino, il modello più caro costerà $5,000, non il modello base. Ci sarà una serie di modelli il cui più caro costerà $5,000. Da ieri Vivo con X5X, X5 Max è diventato il produttore con il telefono più sottile al mondo. Il primato di Oppo R5 è durato praticamente 7 giorni perché Vivo con X5 Max ha presentato un telefono da uno spessore da 4,75 mm. Tra un po' si piegheranno in tasca veramente perché sono talmente sottili, o avranno una batteria che durerà un quarto d'ora. Insomma, siamo curiosi di vedere anche questo prodotto. E poi, altra notizia invece importante, HTC ieri ha confermato M7 e M8 riceveranno Lollipop, e con una precisione anche piuttosto notevole: entro 90 giorni è partito il countdown. È partito il countdown anche rispetto agli appuntamenti in radio con Mr. Gadget su Radio Number One alle 13 e alle 20. Ciao!